quel periodo, in quegli anni, andavo a Roma per lavorare ad una rivista molto disgraziata che continua a uscire, per fortuna sono scappato via, si chiamava Il Caffè Illustrato. Lì ho avuto solo delle disgrazie in quella rivista, ho conosciuto l''Ndrangheta che controlla il sottogoverno di Roma, mi avevano un po' tirato dentro questa 'Ndrangheta, non sto a raccontarvi cosa è successo, è l''Ndrangheta del mondo culturale. Poi sono scappato. L'unica cosa buona è che quando tornavo da Roma in treno, ed ero tranquillo, quando si è in treno si è come sospesi un po' fuori dal tempo e dalla vita quotidiana, e lì mi saltavano fuori questi scrittori inutili. Ossia, quando uno è un po' amareggiato e scontento di sé, scrive dei piccoli appunti. In genere scrivere un libro è questo, fare un lavoro, un piccolo lavoro di capitalizzazione di certi momenti. Uno può scrivere 2-3 libri nello stesso tempo, il libro dei momenti beati e salterà fuori un bel libro ottimista, e il libro dei momenti depressivi. E quando io dicevo, ma cosa diavolo sono qua scrittore, trovavo questa parola, ma che proprio ogni volta che le sento mi schiacciano e me ne vergogno. Ecco, quando uno cade in questi piccoli momenti di insicurezza di sé, di dire ma cosa sto facendo, ecco che allora scrive e questi piccoli pezzetti li accumula e a poco salta fuori un libro senza che lui se ne accorga, l'autore. Però in questo caso è un libro abbastanza, come dire, depressivo. E questo libro lo è la descrizione dei miei momenti di, come dire, di piccolo sconforto su questa faccenda dello scrivere libri, però raccontata in terza persona, come se fossero descrizioni di questa razza che sono gli scrittori, che sono una vera e propria razza dotata di usi, costumi, abitudini, si fiutano, assomigliano certe volte ai cani, ai gruppi di cani che si fiutano il sedere l'un l'altro, eccetera. E da qui il titolo Scrittori inutili. Provo a leggervi qualche pezzettino. Siediti, mangia, sono polpette, lo scrivere dopo. Sono troppe? Sono solo abbondanti. Sì, polpette fritte. Cosa dici? Che ti restano poi sullo stomaco per tutto il giorno? Beh, certo, ci vuole il tempo necessario anche per digerire. Siamo esseri umani. Intanto assaggiale. È vero? Cosa ti avevo detto? Le polpette sono il culmine della cucina. Se sono però fritte dentro lo strutto. Sì, lo strutto. Sono più saporite. Vedi come sono dorate, appena un po' croccantine, uovo, carne, pan grattato, un cibo semplice. Ne puoi mangiare quante ne vuoi, prendine ancora. Ma no, cosa dici? Non è una porzione per quattro, è una porzione scarsa per uno, una mezza porzione, sì e no. Le polpette le danno anche ai malati, fanno bene all'ulcera. Cosa c'entra se sono fritte? Il fritto fatto come si deve, più leggero del riso, dell'insalata, che va tanto. L'insalata lasciamola ai ruminanti, ai filosofi, e assaggiane due, adesso ti metti a contarle, una porzione per cinque, ma cosa dici? Tu le polpette non le hai mai mangiate, dimmi la verità, tu avrai mangiato quei polpettini secchi secchi da ristorante, da tavola calda, che non li voglio neanch'io, no? Al ristorante ti portano due polpettini mignon e tu dici, ma cos'è? È l'ordinazione, ti dicono, volevo delle polpette. Ti ho detto che non c'è altro, fra un'ora ti viene fame e non dirmi basta che voglio che quando ti alzi tu abbia mangiato altre due. Sì, queste sono fritte meglio perché lo strutto è più caldo e allora basta un attimo e sono pronte e restano leggere, te le faccio sentire, queste le devi sentire. Ma no, che non sono troppe. Poi c'è la patata, un po' di patate e un po' di cavolfiore. La base è la stessa, carne, uovo, pan grattato, semplicissimo. Ma poi ci si può aggiungere ritagli di pollo, restano sempre leggere. C'è anche la mortadella, dadini, piccolissimi, solo per il sapore. Ma è come se non ci fosse mortadella e lardelli, è un'aggiunta mia.
È vero che ti piace? Ma no, che non sono molte, è un assaggio, una sola non dice niente, non fai in tempo a sentirla. Ma non stare a contarle, le polpette si mangiano, non sono aritmetica, mangia che non siamo al ristorante, che lì casomai è meglio stare leggeri, mangia intanto. In tempo di guerra le facevamo anche noi di segatura, ne mangi ma non ti saziano mai. Segavamo la legna per il fuoco e con la segatura facevamo le polpette, tu però intanto finisci di quelle nel piatto, che sarebbe un peccato. E poi comunque vuoi che te lo dica? Le polpette non sono mai abbastanza, tu le friggi e il piatto è già vuoto. Mangia intanto, non preoccuparti dell'ora, sarà l'una e mezza. Le tre? No, è impossibile, quando è che mi sono messo a friggere? Non ero neanche l'una, per non fare lezione a stomaco vuoto. E quante padelle avrò fatto? Resta seduto, vado a vedere io l'ora, solo un attimo che finiscono queste di friggere. Sì, quelle sono speciali, appena appena più grosse, carne, carciofi, spinaci, formaggio. Ma le vuoi lasciare lì? Fa posto che ne arrivano altre, queste vedrai, si fondono in bocca. 50, ne hai mangiate 50, beh, e se anche fosse? Le polpette fanno solo bene, aiutano a scrivere. C'è la carne, la verdura, l'uovo, che è di gallina, pan grattato, che è come dire niente. Quando uno ne ha mangiate abbastanza, allora smette, non prima. Se no resta lo stomaco con un languorino e vai via insoddisfatto. Cosa devi fare dopo? Battere la macchina? E allora mangia con comodo, che la macchina lei è là che non ha fretta. E poi vai a battere, che almeno sei in forza. E scrivi tutto quello che vuoi, anche di fantasia. Se sei a stomaco vuoto, ti siedi alla macchina e pensi alle polpette. Ne avessi mangiate, altro che scrivere, le avessi qui. Non lo sai che le polpette le facevano già nella preistoria? Mangia intanto, perché il loro concetto è elementare, un po' di uovo che c'era già, di pan grattato che l'avevano già inventato. Tu puoi immaginare se non l'avevano inventato, la grattugia non ci vuole tanto a inventarla, il pane secco basta tenerlo lì che è secco in un giorno. Oh, vedi come mangi di gusto adesso, perché le polpette non saziano, non so perché, per quante se ne mangino non saziano. Queste sembrano più grosse ma sono più leggere, perché l'uovo è un po' montato e poi non c'è manzo ma vitello. E spina interiore a fegato, lo senti? E mammella. Aspetta, aspetta che ne friggo un altro po'. Queste sono con lo zampetto e la polpa di coda. Vedi, vedi che vanno giù. No, non sono le 5, c'è ancora luce, non vedi? A scrivere sei sempre in tempo, aspetta che aggiungo un altro po' di strutto. Si frigge bene se c'è molto strutto, deve essere caldo ma non deve fumare. Stai pure comodo che poi dopo pranzo ti metti alla macchina da scrivere più sereno. Adesso però mangiale finché sono calde. Ce la fai, vedrai. Ma no, che non sono molte, tanto non abbiamo fretta. Intanto io ne metto su delle altre che non hai ancora assaggiato. C'è peperone, cipolla, melanzana, olive, le faceva mia mamma, poveretta. Lei ci metteva anche la zucca dolce, le piaceva la zucca, poveretta, me le ricordo, delle polpette che ci sedevamo a tavola, ancora mamma, sono già finite. E lei friggeva, era contenta di friggere, poveretta, quante ne mangiavo. Tutti i giorni, alla domenica le faceva col sugo, fritte passate nel sugo. Poi mio padre è morta anche mia madre, io cosa vuoi, se posso fare due polpette? Non è un onere, figurati, dopo si pensa meglio. Sì, è vero, è già buio, ma non è tardi, le polpette mi sono alzato questa mattina alle 8 per prepararle. Sì, è vero, il tempo passa, saranno le 6, non so, te ne frigo altre due, sì? Bene, grazie tante.